17 maggio 2003. Muore Luigi Pintor, intellettuale, fondatore e animatore del Manifesto. Sfuggito alla morte per una serie di fortunose circostanze durante la Resistenza, nel dopoguerra Pintor entra a far parte del gruppo dirigente del PC. Nel 1969 dà vita, insieme a Lucio Magri, Aldo Natoli, Valentino Parlato e Luciana Castellina, a un nuovo periodico, Il Manifesto, in aperto contrasto con la linea maggioritaria del PC. Viene per questo radiato dal partito insieme al gruppo dei dissidenti, con i quali trasformerà il 28 aprile 1971 il periodico in un quotidiano, con l'intenzione di fargli assumere il ruolo di coscienza critica della sinistra italiana.